voglio andare da Alessandro Plateroti, che non so se ha la stessa tua lo stesso tuo imprinting. Lo vedevo ridere, vorrei averla, lo vedevo sorridere sotto i baffi, però Alessandro vorrei averla. Vai. In realtà la situazione non ti faccio neanche la domanda, come Drusiani sa, la situazione è molto un po' più articolata, perché qual è il problema? Noi dobbiamo dimenticarci due, la prima cosa da non dimenticare è questa: novembre 2021 i tassi di interesse sui decennali erano 0,27%, meno di due anni fa. Siamo al 4,55. Ecco, possiamo far vedere, Alessandro, mentre tu parli. Allora, per me, Alessandro, sì, mentre tu... non solo. Scusami. Se tu vuoi far vedere il grafico, ecco, no, facciamo vedere le tabelle dei rendimenti. Guarda, mentre tu parli, abbiamo il decennale, il due anni, il cinque anni e il 30 anni, così abbiamo i prezzi sia di quelli italiani, sia dei treasury americani, dei bono e dei bund, così possiamo fare delle differenze. Vai. Allora, ti dicevo, quello che mi ha preoccupato in questo periodo è stato l'accelerazione che hanno avuto in tali tassi, e ti devo dire, purtroppo, e mi dispiace in questo senso, perché poi atti concreti negativi non ci sono stati, ma se tieni presente che dalla nomina del nuovo governo i tassi sono saliti di oltre l'1%, questo a prescindere dalla manovra della BCE. Quindi attenzione, perché il mercato è molto molto nervoso purtroppo ancora sull'Italia, anche se noi non lo percepiamo così come lo percepimmo durante il periodo di Berlusconi, quando arrivarono all'11%. Insomma, adesso questo è un po' il contesto. Detto questo, abbiamo avuto delle anomalie molto forti. Ad esempio, io ho seguito a lungo con grande curiosità il fatto che avessimo i rendimenti del titolo a 30 anni che fosse più solido di quello a 10, più costoso. E questo come che significa? Tecnicamente che cosa significa, Alessandro? Sono migliori di quelli a 10, che era l'unico paese del mondo, attenzione, non ce n'erano altri. E questo è stato fino una settimana fa. Quindi, poi un ultimo punto, e questo io non voglio fare l'avvocato del diavolo, io non ho sempre guardato con molta diffidenza i governi che invitano a comprare i propri titoli di Stato alle famiglie. Non è una bella pratica, perché scarichi comunque il rischio che tu hai, come che noi chiamiamo in termini tecnici doom loop, perché già oggi il legame tra banche e titoli di Stato è forte. Se lo leghi ulteriormente a quello del reddito delle famiglie, al risparmio delle famiglie, i rischi naturalmente aumentano. Ora, non è che l'Italia è in una situazione di preinsolvenza o default o niente di tutto ciò, attenzione. Assolutamente. Però prima di creare il patriottismo finanziario bisogna fare il patriottismo di governo sui propri conti pubblici, Alessandro, la forza relativa di un paese si misura molto anche dall'attrattività del proprio debito nei confronti di investitori internazionali, e noi purtroppo stiamo diventando sempre di più i nostri BTP BCE, famiglie e banche italiane. Alessandro, vorrei andare un attimo da Angelo Drusiani per mettere anche un po' di ordine fra tassi, orientamento, perché io sono d'accordo con te su una cosa, almeno con Alessandro, sul fatto che non si può spingere un unico prodotto. Si parla tanto di diversificazione ed educazione finanziaria, qui sembra che ci siamo dimenticati un po' delle regole di base. Però Angelo, ti faccio una domanda. Io ho l'età che ho, sono a 58 anni quasi, ho un asse temporale davanti a me di un certo tipo. Il BTP Italia è un titolo che tu consideresti ad uno come me? Tanto prima, scusa, vorrei rispondere ad Alessandro, nel senso che sì, è vero, c'è stato molto, molto battage pubblicitario sul BTP Italia, ma non dovete dimenticare un aspetto: gli risparmiatori italiani comunque i BTP li comprano a prescindere da quello che può dire il governo, che possono dire i giornali, perché c'è un'affezione eccezionale, e credo che sia l'unico paese al mondo, non a caso ci chiamavano bot people, se voi ricordate, anni fa. Adesso ci chiamano BTP people, perché comunque gli acquisti avvengono... E non è il bello, eh? E lo so, però d'altra parte si chiamano così. Scherzo, scherzavo. Sì, no, e poi... L'altro aspetto, sempre, riferisco sempre a quanto diceva Alessandro poco fa, il discorso è che, sì è vero, l'Italia emette tantissimi titoli mese dopo mese, anno dopo anno, però voi dovete considerare che la richiesta è quasi sempre una volta e mezzo, una volta e 70, addirittura due volte doppia rispetto a quello che è l'offerta del tesoro stesso. Quindi questo cosa significa? Significa che indubbiamente il debito è molto alto,
i titoli sono interessanti, piacciono e di conseguenza c'è una fortissima domanda. Per quanto riguarda, tanto mi chiedeva poc'anzi il nostro amico conduttore, io credo che in un'ottica di diversificazione degli investimenti in titoli di Stato ci possa stare anche il BTP Italia, ma non solo il BTP Italia, occorre inserire anche altre tipologie di strumenti italiani e non, e anche titoli azionari, quindi non si può investire solo ed esclusivamente sul mercato obbligazionario e solo su un titolo come il BTP Italia, che per quanto sia vedrete che avrà successo anche in futuro, fino a che i tassi ovviamente tendono ad aumentare. Anche perché, Angelo, per chi conosce questo mercato, già oggi sul mercato ci sono dei titoli che rendono sempre anche dei BTP che rendono meglio del BTP Italia, no? Certamente sì, quelli con durata abbastanza lunga, sì, decennali, sicuramente hanno un ottimo rendimento. E sempre parlare con Alessandro, per quanto riguarda i titoli ultra decennali, non va dimenticato che il rendimento che offrono è inferiore a quello del decennale, perché secondo me, ma secondo forse anche a tanti altri investitori, fra 18 e 24 mesi i tassi scenderanno, a meno che non vogliamo chiudere il mondo, e quindi più avanti sono e meno dovrebbero rendere. Ma come mai a tuo avviso abbiamo avuto questa inversione della curva, che siamo stati gli unici, ma io l'ho seguita un po' a lungo, ero molto incuriosito da questo fatto. Questa inversione della curva è su una scadenza così lunga, al contrario di altri paesi. Perché secondo me il nostro debito è un po' troppo sottovalutato, nel senso che ci fanno pagare di più di quello che dovremmo pagare, questa è la mia opinione, perché è vero che per carità il paese è indebitato, però non c'è stata una volta in cui il paese non abbia restituito la scadenza, non abbia pagato gli interessi, quindi da questo punto di vista è un bel biglietto da visita, a mio parere. Angelo, per chiudere, un aspetto tecnico, si parla ancora tantissimo di inflazione, il tema degli ultimi mesi, non si fa altro che aspettare Powell, la Lagarde e compagnia che dicano qualcosa in una direzione o nell'altra. Secondo te tutte le azioni che stanno facendo le banche centrali porteranno alla determinazione di un'inversione che sembra ci sia già stata, però non solo di un'inversione, ma di un abbassamento verso quei valori che le banche centrali si attendono, e soprattutto quanto tempo ci vuole, se è possibile calcolarlo? Sì, non c'è altra scelta, purtroppo l'unico strumento rimane il rialzo del tasso di sconto, il tasso di riferimento. Il tempo secondo me va misurato in 24 mesi circa e potrà portare dei buoni risultati, solo che c'è il problema, 24 mesi, bisogna tenere conto che ci sono le elezioni americane, come dicevo prima, fra 2 anni, e quindi anche lì il presidente della Federal Reserve sarà, non dico che sarà sotto pressione, però non mi sorprenderebbe che ci fosse qualche attacco, però qualcosa anche il presidente in carica potrebbe dire, però dovrebbe essere sacco il presidente della Federal Reserve, poi sa di sacco nella vita romana non penso che ci sia tantissimo. I presidenti americani si misurano sulla crescita dei mercati finanziari e dei fondi pensione degli americani, giusto? Non è un problema da poco, difatti perché Trump si arrabbiava quando Powell tentava di alzare i tassi? Sapeva benissimo che gli americani guadagnano sul mercato azionario, non tanto obbligazionario quanto quello del mercato azionario.